fa perdono di dividerle con me. Bravi. Dopo total bellezza, benvenuto Mike. Grazie, una volta, è una puntata speciale. Giovane, fresca, pimpante. Sono contento soprattutto perché sono in una trasmissione dove c'è un fior di presentatore. Questo è veramente troppo buono. Questo ragazzo, se posso dire così, va bene. Ti ringrazio. Ha una lunga carriera davanti a sé. Sì, ma i concorrenti, Mike, mi hai promesso tre bambini. Ah, i concorrenti, sì, devono essere di là, vai a vedere un po'. Devono essere di là che si stanno preparando. Vai a prenderli tu, vai, corri. Prendili, altrimenti perdiamo tempo qua. Vai. Sì, bambini, vai, fai una pausa qui perché dove sono messi? Bambini, venite fuori, ecco, approfittiamo che lui non è qua, guardiamo un po' cosa c'è sotto le carte, interessante. Vai, buono, oddio. Che bossino! Ma senti, dove ti ascolti? Vabbè, cosa c'è di male? Io sono fuori gara, non gioco mica io. Andiamo a vedere i bambini che ti ho portato. Conosciamoli, oggi, Mike! Qui abbiamo una signorina che è un diavoletto, ecco. Tu da dove vieni? Roma. Ecco, giusta bene qua il tuo nome. Lidia, da Roma. Lidia. Sei di Roma. E di che squadra sei, Lidia? Roma. Va bene, passiamo all'altro concorrente. Allora, anche oggi abbiamo, vedo, due femminucce e un maschio. Allora, che orologio, che padella che hai lì, eh? Chi te l'ha regalato? Mia zia. La zia? Deve essere una zia generosa, eh? E tu hai fatto un regalo alla zia? No. Non ancora? Adesso questa sera se vinci qualche cosa lo porti alla zia, va bene? Sì. Magari c'è qualche premio che va bene anche per gli adulti. Che mercante e buono, poi abbiamo questa signorina qua. Ecco, tu invece da dove vieni? Le Barti, in provincia di Pavia. Carolina? È un nome noto, non è il nome della... La nostra produttrice. Della produttrice. Sì, quella che mi ha tradito, che mi ha lasciato a Genius. Esatto, stavo te a Genius, adesso prima con me. Ma adesso faremo una bella trasmissione tipo Genius con gli adulti, sai? Con gli adulti. Mike, tu puoi fare ciò che vuoi. Allora io chiederei a questo punto la carta preferita di Lidia. Qual è? Ti sei fatto un'idea nelle puntate che hai visto? La mummia. La mummia. Addirittura la mummia. Eccola qua. Come mai la mummia? Non hai paura? No. No, Poi? Poi tu invece, Giacomo? Il ladro. Il ladro. Eccolo qua. Eccolo qua. Ecco il tuo ladro e tu tesoro, Carolina? La sirena. Mamma mia. Guardate, questa è una cosa... È l'ultima la sirena. Ma perché sirena, Carolina? Ti senti un po' sirena? Perché ti piace nuotare o perché ti è piaciuto il film di Wolverine? Ti piace notare. Bene, Mike, a questo punto io ho mischiato le carte, dai un'alzata e così il destino ha fatto il suo corso e vado a consegnare le carte. Eccole qua, perfetto. Ecco. Andiamo a consegnare le 7 carte per uno dei nostri 3 magnifici piccoli grandi eroi del mercante in fiera. Ecco le tue 7 carte. Ecco, amico mio, anche le tue 7 carte, poi le andremo a conoscere da vicino. Ed ecco per Carolina le sue 7 carte. Il mazzo è consegnato, Mike, gli ho dato i premi, gli ho dato le carte perdenti e anche quella. È ora per me di andare al trono. Tu vai al trono, ci vediamo fra pochissimo, Mike. Okay, ciao. Grazie fortuna, di starmi vicino e grazie buona di volerti così bene. Allora, andiamo subito a bruciare la prima delle carte perdenti, però non prima, scusate, perché in effetti prima siamo andati di corsa, devo far scomparire la nostra piramide con i premi sorpresa, che sono qui 8 premi straordinari, ma ci sarà sicuramente qualcuno di più a quale voi vi affezionerete. Uno di voi arriverà in finale con me, lo sapete. Le altre carte le bruceremo strada facendo e portiamo via da qui questa carta, Carolina, Giacomo, Lidia, quella cartaccia. Che carta è quella, Giacomo? È la gatta nera. E allora via! Portiamo via di qui, gatta nera! Senti, oggi... C'è Mike, fa un sorriso, ma non per me, c'è Mike, buongiorno, che è venuto. Già il cognome di Mike è già un bel... Buongiorno, è già una cosa bella. Fai un sorriso.
Le fuse. Ho bisogno di una valletta per la mia prossima trasmissione, te la porto via. Io te ne do metà, basta e avanza per tutte e due. Vuoi andare con Mike? Devi andare con Mike. Resta con me. Senta con me. Come vuoi stare? Neanche con Pinuccio. E allora, eravamo rimasti a bruciare la prima delle tre carte perdenti. Ed è la Giro... Il gladiatore, di chi è? Carolina. La prima carta l'avranno bruciata. La seconda carta di chi sarà e soprattutto quale sarà? Ali, la sirena, Carolina. La tua carta preferita ti ha già abbandonato. Ma non fa niente. Ariel, l'hai visto la sirenetta? Sì, ce l'ha anche aperta in cassetta. Guarda com'è concentrata Livia, Livia. Livia, fa il sorriso. Ti imito la carta, ve la imito, eh? Io la conosco, vai, ve la imito. Vediamo se. Ladro. Eh? Ammazza subito, Carolina. In effetti, la terza carta perdente è il ladro di Giacomo. Vabbè, non fa niente, su, il destino. Guarda, guarda, Livia, sei rimasta concentrata. Tutte e otto le carte. Invece sette carte per... Giacomo, 6 per Carolina, ma non succede niente, adesso comincia il girone insidioso, che è quello dell'acquisto. Allora, Carolina, tu sei fidanzata, sposata? No, no. Né fidanzata né? No. Stai cercando, come mai sei fidanzata? Ci preoccuperemo più avanti, dici? Sì. Che classe fai? Seconda. La seconda? Sì. Sei brava? Sì. Tu devi essere un peperino. Tu devi essere un peperino. Mike, vedi che sguardo sveglio. Sì, è molto sveglia questa bambina. Cosa ti piacerebbe fare da grande? L'attrice. L'attrice. Già le idee chiare. Che film ti è piaciuto tanto che hai visto e ti piaceva interpretare magari? Non lo so. Il Titanic l'hai visto? No. Quella storia d'amore è bellissima. Beh, forse Matrix. Matrix? Sì. Come ti piace Matrix? Sì. Perché Matrix? Che ti piace di Matrix? Mi piacciono i film di avventure e paurosi. E paurosi. Per questo sei venuta da me al mercato in fiera. Dice. Voglio una carta da te, Livia. La fatina, una carta. La cadula, mencicabula, bibibibobibi. Ti piace la fatina? Io la vorrei perché la voglio togliere. È una carta che non vale niente, sai, Livia. Ti piace il pallone a te? Sì. Perché ti piace? Perché mi piace il calcio. Ti piace il calcio? Sì. Tu me ne di dovrei... più, però voglio di più. Vuoi di più? Sì. Amore, ammazza, hai belle idee chiare pure, vuoi di più? Sì. E il pallone di pallavolo aggiungo al pallone di calcio dei mondiali? No, non mi piace il pallavolo. Ti piace il pallavolo? No. Però se fai Matrix, voli, schiacci. No. Anche la maglia di una squadra? Anche una maglia ufficiale di una squadra di calcio. Tu di che squadra sei, mi hai detto? Roma. Della Roma. Ma la troviamo quella della Roma. C'è quella della Roma, mi dicono. Dovrebbe esserci. Forse l'ho nascosta io in un momento involontariamente. L'ho nascosta da qualche parte. Noi e te siamo un derby, tu sai che... Livia, stai attenta, che lui è della Lazio. C'è un derby qui. Chi vincerà questa sfida? Allora, la maglia della Roma, pallone di calcio e il pallone di pallavolo per la fatina. Che altro vuoi? Qualcos'altro. Ah, ma amore, vuoi pure una bambola? No, le bambole le odio. Le odio. Come mai? Non mi piacciono. Ma vuoi giocare con i maschi? Sotto casa vai a giocare a pallone con i maschi, con i maschietti? Non ce l'ho. Chi? Non ce l'ho un pallone. T'arrabbia con me lì. Senti. Senti, voi le lame rotanti di Power Wave? Che sono? Le vuoi vedere le lame rotanti di Power Wave? Marta, mi fai vedere le lame rotanti di Power Wave? Pure le lame rotanti? Io non so più che dite lì. Vabbè, accetto. Accetti? Sì. Beh, ti sei presa tutti i regali, non lo so io. Brava, brava. Una carta che vale niente, Mike. Adesso non importa quanto vale. Grazie, chissà se è vero che questa carta non vale niente. Ed ecco Marta che si avvicina e dà tutti i premi e poi la maglietta.
Va bene? Vediamo intanto se hai avuto, se questo primo derby Roma-Lazio porterà un punto a te o a me, perché la carta perdente è... il clown! Brava! Abbiamo pareggiato la carta di Carolina. Ci vediamo fra pochissimo qui con il nostro mercante fiera, con il grande Mike Buongiorno e questi tre piccoli grandi eroi. Straordinaria del mercante in fiera con tre sfidanti d'eccezione. Io ringrazio Mike Buongiorno, il nostro grandissimo testimonial d'eccezione. E porta bene, mi raccomando, fatemi fare bella figura, eh? Io cercherò di suggerire le carte giuste se riesco, va bene? Sarà il vostro grillo parlante, la voce della vostra coscienza, Giacomo. Le cose che dovrebbe fare la grande calciatore. Il calciatore. Lidia, a te ti piace il calcio? T'ho portato un calciatore con gli occhi azzurri. Pensi che ci potrà essere magari un futuro in un film con Giacomo? Che dici lì? Non lo so. Ma se te lo trovassi come attore in un film, magari sul calcio, che dici Lidia? Sì. Un pretendente futuro? Sì. Carolina, tu che dici? Magari. Magari. E lotta Giacomo, l'abbiamo messa una contro l'altra. Bella! No. Vabbè. Nessuno mi metterà contro la mia amica. Nessuno mi metterà contro la mia amica. Ragazzi, si nasconde. È un peperino, hai capito? C'è poi Giacomo, anche lei quanti freckles ha. Sì, freckles sono le lentiggini. Ormai tutti i bambini. C'è Giacomo, c'hai i stessi occhi di Mike. Giacomo ne ha qualcuna, eh? C'hai i stessi occhi tuoi, Mike, sto ragazzo. Vabbè, poi indagheremo casomai. Senti, ora è l'hamburger, Giacomo. In cambio dell'hamburger, Giacomo, sempre se tu vuoi. Senti, ha gradito. Ti posso dare un puzzle da 1000 pezzi più un sudokumania. Ma del puzzle del sudoku non me ne faccio niente. Tu sei sportivo? Ti piace il calcio? Hai detto, no? Di che squadra sei? Inter. E allora ti aggiungo la maglia dell'Inter per quell'hamburger. Stai cedendo un po', ti sta venendo l'acquolina in bocca? Ci mettiamo pure un pallone sopra. Va bene, posiamo il sudoku, il puzzle e prendiamo un pallone e la maglia dell'Inter. Che dici? Sono stato abbastanza insidioso? Sì, accetto. Accetti? Sì. Grazie. Francesca, posa il sudoku, il puzzle e il pallone e la maglia dell'Inter. Francesca. Mike, senti, te posso cedere Francesca per la prossima trasmissione, la porti? No. Devo fare un provino prima, Facciamo un provino. E allora vediamo se ha fatto bene a cedere alle tentazioni del mercante, perché la carta perdente, caro Giacomo, è... il wrestler, sempre tua. E due carte abbiamo portato via. Allora Gabriele, a te invece cosa ti piacerebbe fare da grande? L'architetto, Mike, sentite che idee chiare. No, finalmente scelgono anche qualcosa di diverso dalla velina e il calciatore. Le letterine. Bisogna che insegniamo a questi bambini che quello non è il traguardo della vita. Ci sono tante altre cose importanti. Sono d'accordo, Mike. O comunque non cercare scorciatoie per arrivarci. Carolina, l'architetto perché? Come mai queste idee così chiare sull'architetto? Guarda, prima perché non spendo i soldi. Perché? Per quale motivo? Perché vuoi fare... perché così mi costruisco da sola la casa. Va bene, e allora al futuro architetto io voglio il lattante, però voglio darti la Cruiser Brats, che è la macchina delle Brats. Ti piace? Parlo come Mike proprio, ti piace? Vuoi qualcos'altro? O stai cedendo già con quella? No, di più. Di più è un mini beauty girl. Perché è una carta che non vale niente, Carolina. Guarda, ti sto regalando proprio che sono buono. Di più. Di più. Ah, c'è, ma a chi stai chiedendo consigli? Al papà. Al papà, dov'è papà? Sta là. Eccolo là, papà.
Eccolo il papà. Di più. E l'ultima offerta è questa. Vuoi, Carolina, accedere il lattante per questi due premi? Va bene. Va bene, grazie Carolina. Vedrai, non ti deluderà il tuo mercante, perché il lattante è una carta perdente. Grazie Marta. La carta che sta per andare in fumo è il lattante. Ehi, stai fatto bene, abbiamo bruciato una carta assolutamente perdente. Il primo girone, senti come piange. La nostra futura attrice, 7 carte. Il nostro futuro calciatore, 5 carte. La nostra futura architetto, 4 carte. Attenzione, perché apriamo un altro girone infernale, che è quello dello scambio. Allora, cara Lidia, vorrei che tu scambiassi la tua minestrina con la puzzola di Carolina. E allora, no, non datevi delle aria, vi prego. Lidia, accetti questo scambio minestrina per puzzola? No, cosa prendi la puzzola fa odore, ma tieniti la minestrina. Cambiala, io non ti ho detto niente, ma cambiala. Vogliamo uscire facili a Carolina? Che dici Carolina, devi cambiarla o no? Mi piaceva la puzzola, solo che lei è la mia migliore amica, allora me la concedo. Ma che carina, ha scambiato, perché tu pensi... Ha scambiato allora. Ma quando vi siete conosciute Carolina? Ieri. E già siete a questo livello, ma che bella cosa, vedete? Torniamo ad essere un po' più bambini, va? Non ce lo dimentichiamo mai. E allora, cari bambini, a questo punto la carta perdente è la minestrina, guarda che stava gentile. Siete pure. Non si mangia così. Giacomo, io e te. Allora, vorrei il tuo mago e vorrei che tu lo scambiassi con la strega di Lidia. È brutta la strega Lidia. Giacomo, il mago è sempre buono, la strega non si sa mai, Non la lo tengo. So. La tieni? Ma sì, sì, dai. Mike ha un ottimo ascendente sui bambini, fanno quello che dice lui. Vabbè, insomma, sanno che ho un po' di esperienza, soprattutto allora, in un gioco che non ho mai fatto. Vediamo, Mike, sei consigliato per il verso giusto del nostro Giacomino. Fammi vedere. Perché la carta perdente è il mago! Mamma, che vergogna! Vado via. No, purtroppo mai che vede, non ascoltate più i miei consigli. No, è un gioco di stinto. Vale tutto. Senti la musica di Harry Potter. Mi dispiace. E allora Carolina, hai soltanto 3 carte, questo significa che hai meno possibilità di avere la carta della carta nera, però nulla è detto in questo gioco. Io vorrei che tu scambiassi la puntura con il sole di Giacomo. Gli vado a dare un consiglio anche a lei però. E che consiglio gli darò? Carolina. Non cambiare Carolina. Io non ti ho detto niente. Sì, lui non mi ha detto niente veramente. Non ok, vero Carolina? Non ti ho detto niente. Vuoi scambiarlo? La puntura no, con il sole? No. Perché no? Scusa? Perché. Anche se mi sta un po' antipatica questa carta, magari può valere il primo premio. Idee chiarissime. Fidanzato? L'hai? Sì. Dov'è? Sta qui? No. Dov'è? A casa. Lo vuoi salutare? Come si chiama? Lorenzo. E l'allarma, ragazzi. Devo dire il cognome perché ce ne sono 2 di Lorenzo nella mia classe. Ah, devi dire anche il cognome? Eh sì, perché sennò... Sennò l'altro pensa di... E casomai uno lo mandi da C'eravamo tanto amati, l'altro... Vuoi dire il cognome? Va bene. Sì, non so per la privacy, però... Lorenzo Canepa. Gli hai detto, gli hai dichiarato tutto il tuo affetto. Eh no, perché quel giorno che glielo volevo dichiarare lui era andato via con i suoi genitori. Ah, per quello lui non lo sa, glielo stai dicendo adesso. E allora... Dimmi, vengo vicino a te perché questo è un momento... Dimmi. In seconda ci siamo fidanzati. In seconda si sono fidanzati. Quindi sono già 2 anni che state insieme. Sì. E allora vediamo se Lorenzo è qui. All you need is love. Va bene, vediamo se hai fatto bene a non cambiare.
perché cara Carolina, la carta perdente è eh? Il sole! E la nostra silente Livia alla fine di questa mancia ha sette carte, tre ce n'ha Giacomo, tre Carolina. È arrivato il momento però di uno di voi di abbandonare il gioco e chiamerei qui la gatta nera. La nostra grande Micia è arrivata, la carta gemella, chi la possiede dovrà abbandonare il gioco. Io qui ho il rilevatore della carta nera, praticamente suonerà, vediamo un po'. Carolina, sembra di no. Andiamo su Giacomo. È rotto. Mike, mi hanno dato. Che figura! Un rilevatore rotto, la carta della carta nera. Ce l'ha Giacomo. Eccolo qua. Giacomo, una di quelle tre è una cartaccia. Prendila e passala a una delle nostre due principesse. Qual è secondo te? Ragiona a voce alta. Il somaro. Perché pensi sia quella? Istinto. Sì, mi sta antipatico. Va bene, passala. E allora vediamo se la scelta di Giacomo sarà premiata oppure no. Perché la carta della nostra gatta nera è il somaro! Peccato in pieno! Ma povera Carolina, dai! Non era non difficile. Si può essere così cattivi. Purtroppo Carolina, poi uno è il gioco, uno dei loro tre doveva abbandonarlo prima del tempo. Ma è Carolina, la bambina. È stato bellissimo averti qui anche se tu in breve tempo. Dimmi tutto quello che vuoi dire. Niente, amore. Grazie di aver provato a giocare. I giochi, Carolina. Le carte di Carolina vengono a me, i giochi a lei. Cara Livia. Ma non ti vergogni. Fortunata. Hai eliminato una bambina così dolce. Ma sai, questo purtroppo è il valore e la verità di questo gioco. Non si può comandare. Carolina verrà vicino a te, Mike, così potrai coccolarla un po' sicuramente. Carolina, ebbene, caro Giacomo, cara Livia, siete arrivati alle ultime trattative. Livia, sei fortunata, c'è sette carte. Non è mai successo a nessuno dei miei concorrenti arrivare con sette carte. Sei preoccupata? Sei un po' emozionata? Davvero? Che vuoi fare? Vuoi venga io lì vicino a te? Non mi vuoi a me? Marzio, Mike, lo vuoi? Vuoi Mike vicino a te? Allora, Mike, vieni qua. Ti dà sicurezza? Aspetta, Va bene, la dà tanta anche a me. Giacomo, no, ma io non ho noi maschietti dobbiamo essere un po' più forti. Ok, dai. Combatterei contro due. E allora attenzione alle scelte adesso. Cominciamo, attenzione, sei carte ci dividono ai premi sorpresa. Cara Livia, vorrei venderti la mia puntura. E in cambio voglio il pallone che ti ho dato prima. È una carta in più, anche se tu non è che ne hai. Due di palloni, cosa ne fai? Dei palloni. Amore? Qual è dei palloni? Il pallone di pallavolo. Subito, dai. Grazie. Ecco la carta della puntura. Poi se per caso la bruciamo non importa, tanto. Senti, ormai Mike è diventato espertissimo. Ok. La carta perdente, cara Livia, è la puntura! Poco male! Infatti non mi piaceva il pallone di pallavolo. Fatto la pallavolo. Brava, cicca. E via. E allora andiamo, Giacomo, hai preso soltanto due carti? Due carti, perché non vale. Vabbè, anche tu devi avere. Ormai il portafortuna, Mike.
Caro Giacomo, io invece... Abbiamo la tigre e la capra? Sì, tigre e capra avete. Ma insomma, sono due animali molto diversi. Voglio rivenderti una carta che ti avevo preso, l'hamburger. Eccolo qua. Però voglio indietro la maglietta e il pallone, Giacomo. Il pallone. Ecco. Soltanto il pallone. Soltanto il pallone, d'accordo. La carta perdente, caro Giacomo, è... La bussola di Lidia. Hai visto? Abbiamo sfoltito un po' le carte di Lidia. Quattro carte ci dividono dalla finale sulla piramide. Quattro carte. Sei carte Lidia, tre carte Giacomo. Quattro carte da bruciare. Giacomo, spera che siano quasi tutte di Lidia. Andiamo a girare subito? Che pensi, Mike? Di chi è questa carta? La mia, di Lidia o di Giacomo? Che dici? Ma... Fai corna, Mike. La giro. La strega di Lidia. Lidia sta gioendo, Giacomo, eh? Si sta avvicinando. Cinque carte Lidia, tre carte Giacomo, tre carte ce l'ho io. Tre carte ancora da bruciare. Brucio velocissimamente anche questa. La carta perdente è... La pizza di Lidia, che rincorsa Giacomo. Tre pari. Poche carte ancora e scopriremo i premi sorpresa della nostra piramide. Ultime due carte, Giacomo. Ultime due carte, Lidia. Hai un portafortuna, Lidia? Tu, casa. Giacomo? Emore? Ce l'ho a casa. Che cos'è? È un cagnolino. Cagnolino vero o di peluche? No, di peluche. Come si chiama? Non gli ho dato un nome. Non gli ho dato. Glielo diamo, chiamiamo Mercante se viene in finale. O Pino o Mike. Mike potremmo chiamarlo. Che dici? Mike è un bel nome. Lo so. E allora? Vediamo un po'. Si allontana dalla finale il possessore di questa carta, che è... La maestra Lidia, pareggio con Giacomo. Incredibile rincorsa del nostro Giacomo. Il nostro futuro Brad Pitt e la nostra futura Julia Roberts. Perché no? Adesso lui? Adesso tutte e due, perché praticamente è l'ultima carta. Il possessore potrebbe essere la mia, allora c'è un pareggio. E andremo alle perle, la perla bianca e la perla nera. Abbiamo tutte e tre tre carte. Vediamo chi viene in finale con me. La carta perdente è... L'hamburger di Giacomo viene in finale, Lidia! Giacomo, le tue carte passano a me! Hai visto? Lidia, ecco la nostra gatta che accompagna... Ricorda che è importante partecipare. Il pallone dobbiamo dare. Lascialo, va bene. Lidia, io so che hai una sorellina qua. Come si chiama? Giulia. Vuoi venire qui, Giulia? Ecco, hai ripreso il sorriso, dai. In effetti Lidia è forse il concorrente più giovane che abbiamo mai avuto. Ecco, è bello. Ah, ma guarda. 3 contro 1, già non bastava. Hai capito? Aspetta, shh, c'è un bambino che sta dormendo, non so chi. Aspetta, l'hanno inquadrato. Zitti. Dove sta? Là. Fermi, la bambina. Buoni. Che bella. Che mercato, amore! Buongiorno, piccolina! Ho svegliata! Mannaggia, volevo... Che angioletto meraviglioso! Adesso rimarrà male che l'hanno inquadrato. Fai un bel sorriso, principessa! Niente, via! No, ancora... Giustamente, l'ho svegliata! E allora, non ci resta a questo punto, caro Mike e cara Lidia, di aprire la nostra piramide con i premi sorpresa. Ecco qua. Lo dobbiamo. Allora, Lidia, l'ottavo premio, l'ottava carta nasconde un corso di danza. Il settimo è una fotocamera digitale, macchina fotografica digitale. Il sesto è un dizionario.
dal russo all'italiano. Il quinto è un bracciale d'oro. Il nostro quarto premio è un personal computer. Bel PC, eh? Le cose interessanti, eh? Ti si sono illuminati gli occhi, Lilia. Ti piace quello? Lilia? Ma sentiamo cos'altro c'è, no? Poi decidiamo. Il terzo è una bicicletta, la mountain bike. Il secondo è Gardaland. Due adulti di due bambini per quattro giorni a Gardaland. E il primo premio è la PSP, la PlayStation portatile. Qual è quello su cui hai messo gli occhi, Lilia? Il computer? No. Corso di danza? No. Gardaland? Non se li ricorda più. Una giornata con Mike e Genius? Gli altri. La bicicletta? Ce l'hai la bicicletta? Sì. Che ti piace, bimbi Lilia? La PlayStation, forse. Non la posso prendere. Ah no, perché non la puoi prendere? Perché mia mamma non vuole. La mamma non vuole? Ma perché? Come mai? Perché la mamma che si copre. Come mai? Ma no, ci sarà una ragione. Mamma! Probabilmente. Perché crede che diventiamo stupidi. No! No, sai cos'è? La mamma ha ragione. Non bisogna giocare troppo con quelli. Ah, io volevo il... Dimmi, Lilia. Il numero 7 di premio. Il numero 7? La fotocamera digitale? Sì. Quello ti piace tanto? Anche il computer. Anche il computer. Beh, quale vuoi dei due? Tutte e due. Hai capito? Tutte e due. Tu lì hai tre carte, Lilia. Sono tre premi quelli. Puoi tenerli oppure puoi accettare gli stimoli che ti darà questo mercante. Certe volte ti aiuterà. Ma io li tengo. Vediamo. Vediamo, giustamente la sorella dice aspetta, vediamo. Può darsi che tu non ce l'hai lì. Può darsi che quelle carte sono la mountain bike, il corso di danza e il dizionario russo-italiano. Ma anche un bacio non è male. Vero. Ma ti piace tutto però. Mountain bike è una cosa bella. Senti, devi la musica, no, ti piace? No, il dizionario non lo voglio. No, il dizionario no. Il russo fa sempre comodo, non mai. Non studio russo io. Tu che studi, amore? Inglese. Inglese? Ecco, brava. Io prendo il settimo premio, che è la fotocamera digitale. Subito. E vediamo chi ce l'ha. Sarà la carta di mamma e papà, del maiale o della mummia. Oppure sarà una delle mie cinque carte. C'è una delle tue e l'hai finita. No, no, lei c'ha tre premi lì da scoprire. Che dici, Lilia? Sarà una delle tue o una delle mie? Non lo so. Beh, lui ne ha di più, quindi ha più probabilità. E allora la carta che vale è una fotocamera digitale, eh? La mummia, la tua! La mummia, brava! E c'ha la fotocamera digitale. Chi arriva? Oddio! È felice! Allora, eccola là! La fotocamera, allora via dalla nostra piramide, la fotocamera digitale già arrivata a casuccia della nostra Lidia. Senti, comunque vadano le cose, si ritiene questi premi? Sì, sì, certo. Ah, questo è un gioco che è duro e nello stesso momento però è bello. Io faccio domande perché magari da casa... So che l'hai vista e so che l'hai apprezzato molto, però... cose, così capiscono meglio. Magari. Assolutamente, questi allora, sono premi, sono vostri fino alla fine. Andiamo avanti. Allora, Lidia, vorrei proporti uno scambio, attenzione. Prenditelo un po' di tempo per pensarci, Lidia. Io prendo... la capra, ma in cambio, Lilia, voglio la carta di mamma e papà. Perché ti sto proponendo questo scambio? Perché la carta di mamma e papà è il computer e io voglio portartelo via? Oppure ti sto offrendo la possibilità di avere il computer? Che dici? Lidia? Giulia? Sì, però mamma e papà sono la troppo capra importanti. È la carta che nasconde il computer. Ma mamma e papà sono troppo importanti, non puoi dare via la mamma e papà. Quelli veri. Però tu fai quello che vuoi. Quelli veri sono importantissimi. Mamma e papà, il dizionario dal russo all'italiano. La capra
è il computer. Sì, questo lo dice lui, non ci crede. Non ha imparato mai che gioco. Io rifiuto. Tu rifiuti? Sì. Giulia, anche tu sei d'accordo? È d'accordo, tu mai? Ma guarda, io penso sia giusto che lei tenga mamma e papà, perché lei deve voler bene a mamma e quello papà. Assolutamente, ecco, e non sarà certo un mercato a portarla via da quell'affetto. Il maialino è divertente, però mamma e papà sono troppo importanti. Ma certe volte certe carte molto belle nascondono dei premi. Ma che se ne vada con la sua capretta, dai, lascialo andare. Non la vuoi la capra? Io l'ho offerta, Mike. Sono in pace con la coscienza. Vuoi darmi il maiale in cambio della capra? O vuoi tenere anche quello? Che dici di te? E cosa succederebbe poi? Rimarrebbe con maiale, papà? È vero che non si butta via niente. E poi cosa fa con mamma e papà? Gli rimane solo mamma per... rimane a lei. Io gli do la capra. Accetti lo scambio. Lo stesso prezzo. Accetta lo scambio. Preso il maiale in cambio della carta della capra. Sarà convenuto? Ma? Spero di sì. Noi speriamo, eh. Ascoltiamo un po' la piramide di questi premi. L'ottavo premio. Il corso di danza. Lo volevi tu? Lo vuoi? No. Allora vediamo. Sei la capra che ti ho dato. La carta che vale un corso di danza, Lidia, è... il maiale l'hai dato a me. Hai capito? L'hai dato a me. Fatto bene a darlo via, eh? Chiediamo 4 minuti prima di percorrere la nostra piramide piena di sorprese. Avanti, a proposito, il nostro mercato in fiera. Alla fase più emozionante del nostro mercante in fiera, Lidia vinci la fotocamera digitale, un pallone, la maglia della Roma e l'amero d'arte. Sì, però non hai niente di veramente io, sostanzioso. Cos'è un corso di danza. Cosa c'è di importante? Tu vuoi il computer, lei vuole. Ci sarebbe il computer. Il computer può essere che se lo vinci non ci stai troppo davanti, eh? Non lo so. Come non lo sai? No, devi decidere. Vai a vedere. La mamma ha detto che non devi stare molto davanti a me. Ok, ci starò poco. Poco, certo ci starai. Senti Lidia, tu le sai scrivere le mail al computer? No, però ci sarà qualche istruzione. Prendiamo il quinto premio. È il bracciale d'oro. Vediamo chi l'ha vinto. Senti, vuoi cambiare la mia tigre con la carta di mamma e papà? No. Sicura? Sì. Questo è un bracciale d'oro, Ok, accetto. Subito. Con cosa? Con la tigre, con la carta di mamma sì, e papà. Ma con cosa? Con la carta di mamma e papà. No. No. Ma può prendere la tigre e restituirti la capra? No. No, non lo può fare. E io lo giro. No, potrei anche farlo. La carta che vale un bracciale d'oro, eh? Guarda un po'. La tigre. Pazienza, facciamo un bel più grano a Lidia, la nostra futura attrice. Eccola lì, ora fai una faccia arrabbiata, Lidia. Adesso... più arrabbiata. Più arrabbiata? Arrabbia, ti ho portato via il primo premio, va faccia arrabbiata. Tanto non lo volevo. Ma... cioè, lo volevo, però non lo posso prendere. Va bene, tesoro, ti vedo bella emozionata. Non riesco a toglierti la capra e né mamma e papà ormai. Non mi resta che svelare i premi. Il terzo premio, la bicicletta, la mountain bike. E la carta che lo nasconde è... la fatina! Oh, mia! Non la voleva, eh? Io non riesco a portargli via le altre carte, non so come fare. Scommetto che qui ci sono il computer e la macchina fotografica. La macchina fotografica l'avete già vinta. C'è il computer mountain bike. Lì secondo me c'è il dizionario italiano e russo. No. Non c'è il Gatland. Io lo vendo. Lo vendi? No, nel senso che vendo se vinco il dizionario. Sì, eh? Sì. A chi lo vendi? Dove lo vendi? Qualcuno sì. Lo trovi, dice? Sì. Lo vendi a Mike. Via intanto la bicicletta dalla nostra piramide. Ed eccoli lì, 4 premi che sono rimasti.
dizionario, computer, Gardaland e PSP. Mamma e papà e capra contro coccodrillo e supereroe. Primo premio, numero uno, la PSP. Tanto ho capito che le due carte a me non me le molli, eh? La carta che vale, la PSP, eh? Il coccodrillo, il mio! Il mio coccodrillo! Sì, però... è rimasto ancora qualcosa di... Via! Anche dalla nostra piramide la PSP entra ancora Gardaland, il computer e il dizionario. Cosa giochiamo? Il computer? Meniasabut Pino, il rosso. Io mi chiamo Pino. Carte di Asabut, come ti chiami? Hai visto? Non so l'inglese, ma so un po' di russo. Che svegliamo? Quale premio tiriamo fuori? Vuoi Gardaland, il dizionario o il computer? Gardaland. Vediamo qual è Gardaland. E allora il secondo premio. Gardaland per 4 giorni. Ultima possibilità. Vuoi scambiare il supereroe con la carta di mamma e papà? No, eh? E allora giriamo il secondo premio. Gardaland. La carta che vale il viaggio a Gardaland per 4 persone per 4 giorni è... Mamma e papà! Hai visto? Hai visto? Guarda bene, eh? Ormai è espertissima! Finalmente hai sorriso, questa è la faccia sorridente! Ecco, Allia, torna la serie. Sei contenta, Giulia, di andare a Gardaland? Anche tu ci vai? Certo che ci va. Sì, però invece di andarci con 2 adulti ci vado con mio fratello e mia madre e io. Vabbè, e zio Mike non lo portiamo? Non c'ho posti. Non c'ho posto! Vabbè, ma io vengo con la mia macchina. Io ti seguo con la mia automobile. Vabbè, zio Mike non lo metti in stappo, yeah, non è che poi si mette a correre. Vabbè, vedremo. Vabbè, dai. Ha vinto tutto gratis lì. Che cosa è rimasto? Il computer e il dizionario. Vediamo fra me e te chi c'è il dizionario. No, dai. Che rimasto... Io però voglio prima provare a comprarti quella capra. Ti offro delle scarpe da ballerina per quella capra. Io così te non accetterei. Certo è che se quella capra nascondesse il dizionario dal russo all'italiano... Non lo voglio nemmeno. Lo so, però... Cioè, non voglio le scarpine. Allora vediamo, cara Lidia. La carta che vale un computer... Eh? La tua capra! La capra! E allora... Praticamente porti a casa il pallone, la fotocamera digitale, Gardaland, la maglia della Roma, le radarotanti, il computer e insieme a questa anche una borsa di studio. Scegli fra un corso di inglese e un corso di informatica. Beh, ma che dici? Informatica studia i computer. Informatica. Per cui aggiunge anche questo. Io per la controprova, il dizionario sulla nostra piramide, il 6° premio, Mike, ecco qua lo giro. È il mio supereroe. E allora diamo appuntamento, come sempre, per le puntate dove ci giocheremo i 266.000 euro, ringraziando ancora una volta Mike di averci regalato questi momenti insieme, di aver portato la sua grande esperienza, simpatia. Alle prossime, alle prossime, grazie, la mercante fiera.